Forse qualcuno arriverà poi, però non sappiamo l'orario, quindi non ci sono uccidere, andare a mano. Allora, io prima di tutto intanto ringrazio voi che siete venuti, ringrazio il presidente della provincia che è sempre la provincia, la casa dei sindaci, non ci ha dato mai le chiavi, però comunque siete messo a disposizione la sala. E ovviamente ringrazio la vicepresidente della regione Anna Cacini che si unisce un po' al grido di dolore che staremo per dire dei sindaci del cratere. E anticipo che noi abbiamo deciso di convocare questa, cioè il sindaco anche di Castel di Acquasanta Terme, abbiamo deciso di convocare di convocare questa conferenza stampa a seguito di un documento che in realtà è quello che vi ho dato, che avevamo mandato al presidente del Consiglio dei Ministri, l'avvocato Giuseppe Conte, con cui chiedevamo, vista la prima stesura che c'era stata del decreto legge che era passata alla Camera e dove avevamo già evidenziato come sindaci, credo, meno male che il ragionamento lo facciamo in maniera unica, come sindaci avevamo evidenziato alcune, anzi parecchie criticità su quel decreto, nonostante credo che possiamo riconoscere che per quanto riguarda la parte dello sviluppo socio-economico siamo favorevoli a quello che è stato fatto, ma di fatto quel decreto, così come era uscito dalla Camera, dalle commissioni, non dava una risposta importante su quelli che erano tre aspetti fondamentali che per noi sono prioritari rispetto a tutto il resto, che sono quello del personale, quello della ricostruzione pubblica e quello della ricostruzione privata. Quello del personale, in particolar modo, noi sappiamo, abbiamo il personale sia nei comuni ma anche negli uffici per la ricostruzione che andranno a scadenza dopo tre anni e quindi diciamo che nel prossimo anno, nella prossima primavera, addirittura mi dicono che da qua qualcuno già è arrivato quasi alla scadenza perché magari è stato il primo comune che ha provveduto alle assunzioni, andranno a scadenza e non avranno costi. Questo vuol dire che noi perderemo un capitale di personale che è stato formato in questi tre anni e si dovrà procedere con i nuovi bandi, i concorsi, con le nuove gradatorie. Capite che questo destabilizza, sicuramente blocca la ricostruzione che già oggi è lenta, ma destabilizza anche un po' quello che è tutto il sistema della ricostruzione. E quindi abbiamo chiesto in una regione come le ANCI, come tutti i sindaci, hanno sempre chiesto una deroga particolare, essendo comunque sia la situazione del sisma un evento straordinario. Quindi nel primo decreto non c'era, abbiamo chiesto che venisse riaperta la discussione al Senato per permettere di apportare queste modifiche che ritenevamo essenziali. Come sapete, al Senato è stata posta la fiducia, quindi non c'è stata possibilità, non c'è stata alcuna possibilità di modifica. Il secondo aspetto, vi dicevo, era quello della ricostruzione pubblica. È assurdo che nei comuni, che un cantiere per il terremoto abbia norme ancora più stringenti rispetto ad un cantiere, diciamo, di un'opera pubblica ordinaria. Lo ricordava prima la CNA, la vicepresidente Anna Casini, un cantiere del terremoto deve fare 22 passaggi per arrivare all'appalto. Un cantiere ordinario, e non sono pochi, ne deve fare 16. Quindi noi chiedevamo che venissero addirittura ristretti quei 16. Di fatto oggi i sindaci del cratere si trovano a dover fare i conti con una norma che è ancora più stringente rispetto a quella che applica tutto il resto d'Italia e su tutte le altre opere. La terza è quella della ricostruzione privata, dove c'è un grido, mi sembra, di dolore generale, perché alla CNA stamattina l'ordine degli ingegneri, l'ordine degli architetti, l'ordine dei geometri gridano, i sindaci gridano, la regione ha gridato fin dal primo momento, perché è vero che noi tutto sommato chiedevamo quella che oggi viene molto sventolata, che è l'autocertificazione, ma di fatto dire solo diamo la possibilità dell'autocertificazione senza fare una norma strutturata che mette nelle condizioni tecnici di poter attuare quell'autocertificazione, capite che non ha senso, vuol dire semplicemente scaricare il problema sugli altri. Invece credo che qui non bisogna fare né uno scarico a valere, cioè c'è bisogno dell'impegno che stanno mettendo i sindaci, che sta mettendo fin dal primo momento la regione, che sta mettendo le associazioni dei comuni, che stanno mettendo gli uffici per la ricostruzione del personale, e oggi bisogna però dire che manca l'impegno da parte di
chi ci rappresenta a Roma nel fare una legge di cui questo territorio ha bisogno e la chiede da 3 anni. Dopo 3 anni credo che i cantieri sui nostri comuni sono veramente pochi. Bisogna dire che il precedente governo di fatto ha fatto 0. Questo qui ha provato a fare qualche cosa, come ho detto prima, di fatto sulla parte, secondo me, dello sviluppo socio-economico è positivo, ma è totalmente insufficiente a garantire una ricostruzione in termini brevi. Nessuno, credo, dei sindaci, spesso veniamo accusati, non so se vi capita, di dire ma che pensavate, che la ricostruzione si possa fare in 3 anni? Nessuno è così sciocco, nessuno l'ha mai pensato, ma di questo passo noi la facciamo in 40 anni. Quindi, se continuiamo con questi numeri, con queste norme, noi la faremo la ricostruzione fra 40 anni. Quindi non siamo né sciocchi di dire che si faccia in 3 anni, sarebbe assurdo e forse sarebbe una ricostruzione magari anche fatta male, ha bisogno dei suoi tempi, ma sicuramente non possono essere i tempi con cui diciamo si sta procedendo ora. Cioè, ci sono bisogni di norme straordinarie. Dico un'ultima cosa perché poi ovviamente lascio la parola anche agli altri. Chiamiamo in causa per prima persona il Presidente del Consiglio, perché l'ultimo incontro che abbiamo fatto a Castel Sant'Angelo su Nera, dove il Presidente del Consiglio venne per rassicurarci dicendo che avrebbe fatto un decreto shock, che oggi per noi il decreto shock non c'è, ma cosa in più, il Presidente del Consiglio disse che avrebbe preso in carico personalmente la gestione del sito. Quindi noi prima avevamo, oggi abbiamo un commissario e avevamo un sottosegretario. Beh, il lavoro per quanto mi riguarda è stato nullo. Oggi abbiamo un commissario, lo stesso commissario, e il Presidente del Consiglio che dice che lo gestisce direttamente. Quindi non nascondo che in quella circostanza, perché era presente a Castel Sant'Angelo su Nera, fu quasi una cosa di fiducia. Oggi bisogna riscontrare che quella fu l'ennesima, per quanto mi riguarda, fu l'ennesima passerella, perché di fatto da quell'incontro non è scaturito poi tutte le promesse che ci hanno fatto. Sono passati, come ho detto prima, 3 anni, non possiamo permetterci, secondo me, di andare oltre con questo sistema. E credo che a questo non ci sia alternativa che quella di una protesta forte e chiara, anche secondo me, da organizzare anche nelle piazze romane. Ripeto, non per protestare contro nessun governo, perché per il terremoto l'abbiamo sempre detto, per noi non ci sono colori. Io, sapete tutti, la mia corrente politica, sto parlando, non sono soddisfatto di questo, e ho anticipato prima che non ero minimamente soddisfatto nemmeno del precedente. Il terremoto per noi non ha, credo che non ha colori, però noi abbiamo il diritto che ci venga riconosciuto ciò che esiste, come è stato riconosciuto a Genova, come è stato riconosciuto a Ischia. Vorrei ricordare che, Mario De Laga, la vicepresidente, che 2 anni fa, con l'insediamento del governo Lega 5 Stelle, fecero, diciamo di fatto, andarono a togliere i poteri che erano dei vice commissari. Esatto. La Corte Costituzionale ha detto che non lo potevano addirittura nemmeno fare, ma facciamo capire qual è il contesto. A Genova c'è un presidente, un sindaco che fa il commissario per la ricostruzione di un ponte, con tutte le deroghe del caso, ma è giusto che ci sia, non siamo contrari alle deroghe di Genova, è giusto che però vengano applicate anche per loro. In ordine importante. No, io dico 2 cose, mi allaccio. A parte se sono qui è chiaro. La vicepresidente della regione io pensavo che fosse nelle note alfabetico da là. Augusto ma fregato. Allora, detto questo, scusate, drammatizziamo perché ormai questa squadra lavora insieme da tanti anni e credo che io non posso che stare vicino ai sindaci perché capisco perfettamente quali sono le problematiche e non è una questione di speculazione politica come si può pensare, è che queste problematiche vengono riproposte, ripresentate da anni. Al precedente governo l'ho presentata io sia alla conferenza delle regioni sia alla conferenza unificata, avendo dalla conferenza unificata un parere contrario per la mancanza del Ministero delle Infrastrutture. Quindi non è la prima volta che
gli emendamenti proposti dalla regione, ma proposti perché la regione ha aperto dei tavoli con i comuni e con le associazioni di categoria. Non è un caso che questa mattina la CNA, gli ordini professionali e le associazioni si siano lamentate della non considerazione di alcuni aspetti importanti che il sindaco di Foggia ha sottolineato. Allora, il primo, le opere pubbliche nel cratere non sono stati accolti gli emendamenti che prevedevano uno snellimento anche dal punto di vista delle soglie, no, possiamo entrare anche nel merito, si chiedeva di poter applicare procedure negoziate esattamente come fa la Comunità Europea, perché voi sapete che l'Italia ha recepito delle indicazioni della Comunità Europea in maniera più restrittiva. La Regione Marche ha chiesto che per il cratere si applicassero le soglie che ha stabilito la Comunità Europea. E quindi non cercavamo, no, di fare chissà quale, di quale modifica assurda. Per quello che riguarda la privata, non so se si è capito, è vero che c'è l'autocertificazione, ma di fatto il problema viene spostato sui liberi professionisti, perché se io sono un libero professionista e devo dichiarare la conformità urbanistica, ma se non si risolve il problema dei piccoli abusi e non si risolve il problema delle proprietà indivise, io come faccio ad avere la certezza della certificazione quando faccio l'autocertificazione? Allora, cosa succede? Che dovevano a monte dell'autocertificazione essere risolti i problemi delle proprietà indivise e i problemi dei piccoli abusi. Che succede a valle dell'autocertificazione che è facoltativa? Che se il tecnico libero professionista non decide di non fare l'autocertificazione, chi la dichiara la conformità urbanistica? Non più il comune, che è quello titolato a stabilire se sia o no conforme al suo strumento urbanistico un intervento, ma è la conferenza dei servizi. E la conferenza dei servizi decisoria, se non si presenta il comune, che è l'ente titolato a riconoscere la conformità urbanistica, si può venire anche per n volte, con n che tende all'infinito, per usare un termine matematico. Quindi significa che si appesantisce ancora di più la procedura della ricostruzione privata. Ora, io credo che questo sia un grido di aiuto. Altra cosa gravissima che ha fatto il precedente governo, governo giallo-verde, è stato quello di togliere l'intesa alle regioni, ai vicecommissari. Che significa? Che prima tutto ciò che il Parlamento, il commissario e il governo decidevano doveva essere sottoposto a un'intesa della regione, cioè doveva essere approvato dalla regione Marche. Togliendo l'intesa, questo ha significato che per 2 anni il vicecommissario Ceriscioli non ha potuto interferire in nessuna cosa e non ha potuto essere portatore delle esigenze del territorio. La Corte Costituzionale, che ho detto ad una riunione per fortuna poco fa, ha ritenuto incostituzionale il fatto che non ci fosse l'intesa, quindi da adesso in poi avremo di nuovo l'intesa. Questo significherà poter almeno dare un parere su un provvedimento rispetto ad un altro, ma la base di costruzione è una costruzione farraginosa che è composta di decine e decine di modifiche al decreto originale e di decine e decine e decine di ordinanze che sono complesse per i liberi professionisti e ancora più complesse per i comuni, per i cittadini, ma anche per i tecnici della ricostruzione, perché si naviga ad interpretazioni e questa è la cosa più grave che si possa fare in uno Stato dove dovrebbero esserci norme chiarissime, così da essere applicate con facilità da chi progetta, ma anche verificate con facilità. Perché dove le norme sono complesse si può nascondere effettivamente il malaffare, non certo dove le norme sono chiare. Grazie Anna. Allora, io forse non ho detto tutti i presenti, Palmiano, i comuni presenti comunque sono Palmiano, Acquasanta, Bergonoscese, Rotella, Polignano, Arquata, Castignano, Montegallo, Venarotta, Martignano. Appiniamo, lei guarda, poverina, sempre. Ma tu mi hai fatto una domanda, perché non si riesce a trovare
Cioè, dobbiamo capire dopo 3 anni. C'è paura, guarda, ti posso rispondere io. Ma io secondo me solo rispondo, c'è la paura di ammettere che bisogna prendere atto del fatto che ci troviamo in un contesto povero, in un contesto dove c'è uno stato di abbandono, in un contesto che non è Cortina d'Ampezzo. Quindi i piccoli abusi che sono, io ripeto quelli, i piccoli abusi che sono stati fatti oggi costituiscono il paesaggio dell'Appennino. E sono loro anche il paesaggio, non tener conto che quegli abusi sono stati più costosi che hanno prodotto valore, perché fatti nelle nostre aree interne non hanno nessun valore di mercato, se non ci si rende conto di questo e delle multiproprietà. Qui noi avevamo famiglie di 15 figli, di cui la metà è andata in America, oggi le proprietà non si sa più di chi sono, quindi bisogna trovare un modo e chiedere un modo per superare il problema delle proprietà inglese. Giuse, posso una cosa che aggiungerei proprio su questa domanda, perché mi sembra un nodo fondamentale. Secondo me, cioè, perché allora ci siamo così? Secondo me perché a Roma non c'è la minima consapevolezza di quello che stiamo attraversando noi. Perché se, io dico, cioè le proposte che sono arrivate e che ci aspettavamo che venissero approvate con questo decreto, erano proposte che erano fatte dai comuni, dalle regioni e dal personale che lavora negli uffici per la ricostruzione. Allora, se si va, addirittura molte delle quali a invarianza della spesa, quindi a costo zero. Quindi se non vengono approvate queste cose, vuol dire che a Roma come, non lo vivono questo territorio. E di fatto se tu non lo vivi questo territorio, è chiaro che poi magari su qualche uscita viene fuori che sei contro le deroghe. Qui sono fondamentali che vengono apportate delle deroghe. Quindi se non si vive su questo territorio non c'è una consapevolezza, secondo me, di quello che sta accadendo e di quello che stanno soffrendo i terremotati. Scusami. No, io colgo l'occasione innanzitutto perché fa piacere che ancora teniamo accesi i riflettori dopo questo decreto, che sembrava un decreto all'inizio che potesse portare tante novità, invece alla fine, come ha detto Anna, come ha detto Augusto, come hanno firmato tutti i sindaci a partire da Augusto, il mio sindaco, le amministrazioni, è un decreto che ha fatto un piccolissimo passo in avanti, ne abbiamo fatti tanti, ma non c'è stato quello scatto che ci serve. I problemi di fondo, non ho detto sia Anna che Augusto, mi vado a affrontare per mai più calcio sul terzo. Io adesso ad Acquata mi scadono già a febbraio dei tecnici. Già la ricostruzione è faraginosa, molto avete visto, e quindi non parliamo di quello che è stato per la ricostruzione pubblica, privata, giustificazione, quello che hanno messo qui, che secondo me sono ancora passi in avanti, ma non hanno portato il nostro grido, quello che avevamo scelto di vogliamo di fare, perché noi abbiamo bisogno di snellire. Se adesso ad Arquata, con tutti i comuni, con De Gallo, anche Sergio ha lo stesso problema, ma tutti i sindaci hanno lo stesso problema di Arquata, vanno via dei tecnici che si sono formati in questi 3 anni, che non possono essere, vincono dei concorsi fuori, perché giustamente un tecnico che tu dopo 3 anni sa benissimo che il massimo verrà rinnovato un altro anno, si guarda attorno. E arrivano nuove professionalità, ma questa professionalità per inserirle ci vuole del tempo. Quindi noi purtroppo ci troviamo di difficoltà ulteriori. Una volta che la pratica va all'USR, poi torna da qua, che succede? Se mi restituiscono 2 tecnici, poi fra un mese il tecnico va via, già c'è la testa purtroppo da qualche altra parte, è tutto. Non si lavora con serietà, ci mancherebbe altro, poveretti. Allora, quello che avevamo chiesto noi era qualcosa di tranquillo, però ha detto il Benavuso. Io ho visto, purtroppo non c'è la volontà politica, perché sono passati 4 governi, io lo dico tranquillamente, in tutti i colori che abbiamo visto. Qui non c'è la volontà politica di venire sul territorio e di dire, con un territorio piccolo, non ha tantissimi votanti, diciamo, mi dispiace, esatto. Non voglio fare il campanilista, ma diciamo, i votanti sono pochi. E nessuno vuole guardare questo, non c'è da differenziare un cratere, da fare una zona economica speciale, perché fare parte dei comuni della montagna, ma dell'entroterra, non so, non voglio guardare parlare da qua, ma Acquata, Acquasanta, Montedal, ma tutti quanti, questi comuni di 3.000, 4.000 abitanti, 2.000, 1.000, 500. Adesso Acquata ci troviamo con 1.187 residenti, ma i veri residenti sono circa 600. E allora, era già un territorio spopolato prima, se vogliamo fare le passerelle tutti quanti, le facciamo. Quando uno deve venire qui a capire, io ho visto anche un'altra cosa, per esempio sul Castello, ho visto le difficoltà che ha avuto il sindaco di Martignano.
non è possibile che tu nel comune confinante, io per esempio, ciò appunto, per assurdo, se a me uno prende una casa da Cuneo, qua Norcia da me, forse Norcia qualche casa addirittura al GP ce l'ha, perdere il cazzo, ma cioè ragazzi, bisogna capire, bisogna capire, io ho qualcuno a Martinsuno, io sul cazzo lo vedrei, lo rivedrei per altri motivi perché è stata la prima causa di spopolamento, lo dico come è stato fatto, però questo, però adesso c'è un modo, la norma è andata ancora ad aggravare, non è andata a migliorare, quindi qui bisogna fare qualcosa, bisogna mettere noi sindaci, noi amministratori, e anche, siamo convinti che bisogna che la gente viene qui a capire, non a fare la passata, a capire quello che è realmente. Questo non è un comune dove c'è l'abusivismo. Ha detto bene Anna che qui sono gente che ha una piccola informità. Piccola informità che poi era qua nel tutto nel centro storico, quindi il piano casa non può applicare e quindi apri di cielo. Poi per l'altro giorno con Barabolini abbiamo discusso, cioè quindi sono problemi su problemi, quindi una pratica, come detto, ci vuole per te, non è una cosa straordinaria, ma non presenti una pratica da qua, diventa una pratica peggio di quella ordinaria. Allora, sì, dopo ti trovi il tecnico, già qualcuno non presenta perché i tempi sono allungati, poi le tempistiche si allungano ancora di più perché ovviamente ci sono tutte queste difficoltà. Cosa succede adesso? Che adesso noi 500 persone stanno fuori, e quando torneranno? Quindi le seconde case, che giustamente come tu hanno, non è cortina a pezza, qua come nel Monte Carlo, qua sale tutto, le prime case che avevamo un residente al quadro, che aveva una casa, adesso diventa la seconda casa, perché adesso se stiamo ad Ascoli, in città, tutto quanto, quindi dobbiamo fare in fretta e fare in modo che, queste erano tre cose proprio minime, essenziali, che non hanno dovuto capire. E spero ovviamente che si ragioni con il cuore un pochino, perché ho capito la ragione di testa, qui sono un cuore, questa è una montagna, ma un'area montana, un'area già complessa di difficoltà, la dimostra anche la crisi di Spicera che ha detto anche Anna oggi stamattina via al Consiglio. Qui bisogna che si ragiona che se vogliamo questa realtà parla di popolare, di crescere, oppure vogliamo andare a far popolare. Se c'è questo obiettivo, io e noi non ci siamo, e quindi è giusto scendere in piazza e far sentire le nostre ragioni, perché qui con il colore del terremoto è un colore politico, ma noi abitanti di queste terre ci crediamo, tutti i giorni stiamo a contatto con i cittadini e dobbiamo dare le risposte. Siamo qui per questo, quindi siamo scocciati di essere presi in giro. Posso? Dai, cioè, vai. Due considerazioni rispetto a quanto è stato detto. Io su quello che hanno detto coloro che mi hanno preceduto non aggiungo tanto, mi limito solo a far presente che qui attorno a questo tavolo, meglio tra i sottoscrittori di questo appello che è indirizzato al Presidente Conte, sono rappresentate la quasi totalità delle amministrazioni comunali del cratere sismico che insiste nella provincia di Ascoli Piceno, e parliamo di amministrazioni tra l'altro anche di colori politici differenti, per lo più civiche. Questo perché come ha detto Michele, di fronte ai problemi del sisma, di fronte alle questioni che riguardano la ricostruzione, non ci sono colori politici che tengano. E se si tratta di fare una protesta anche nei confronti della squadra di appartenenza, diciamo così, non abbiamo problemi. Questo penso che sia un punto da sottolineare. Gli aspetti che riguardano il nostro appello sono stati illustrati da Augusto all'inizio, all'introduzione di questa conferenza stampa, quindi su questo non dico nulla. Soltanto alcune considerazioni. Lo snellimento della ricostruzione è un qualcosa che deve interessare tutti, perché in effetti il decreto sisma di cui si parla, un decreto che delle risposte positive rispetto ad alcune richieste che venivano avanzate dalle amministrazioni comunali, dalla società, alcune richieste, alcune risposte sono venute fuori. Sono risposte positive, Augusto lo sottolineava. Secondo noi però non è stato toccato il tema principale è come accelerare la ricostruzione.
La ricostruzione non va bene in questi termini. Se non c'è qualche shock da un punto di vista normativo, la ricostruzione andrà sempre a rilento. Se cambieranno i governi, cambieranno anche i commissari, ma la ricostruzione avrà sempre tempi. E questo è legato anche all'altro tema, secondo me importantissimo, che viene spesso dimenticato, che è quello della pianta organica. Cioè, i ragazzi, le professionalità di cui oggi godono i comuni sono essenziali per mandare avanti l'ordinarietà. L'ordinarietà, non le progettazioni paraoniche, l'ordinarietà. Noi la mandiamo avanti attraverso quelle figure che sono state concesse ai comuni con la ricostruzione. Io penso che noi non solo dobbiamo dare una risposta a quelle professionalità garantendo la proroga dei contratti, ma andrebbe anche, come dire, garantita una futura stabilizzazione. Che se io penso al mio comune, ad esempio, al comune di Polignano, quindi, ma penso che sia un tema che riguarda tutti, io il futuro del mio comune me lo immagino con quelle figure al proprio interno, altrimenti rischieremo che in alcuni settori non potremo dare servizi. Quindi io penso che a Roma davvero non si rendano conto di questa situazione, cioè chi legifera non si rende conto di questa situazione, forse perché non è stato all'interno di quei comuni, non ha fatto l'amministratore di quei comuni che sono stati costruiti dal sisma. E questo si riallaccia a un tema che secondo me è un tema fondamentale su cui porre l'accento, che è quello della rappresentanza di questo territorio nei palazzi romani, a Roma e al governo. C'è già un peccato originale, che è il peccato originale di aver gestito la ricostruzione attraverso leggi ordinarie, nonostante la straordinarietà della situazione. Noi parliamo di una situazione straordinaria, cioè di una calamità che non ha precedenti nella storia repubblicana perlomeno, e di fronte a questa straordinarietà si è deciso di affrontarla con leggi ordinarie. È stato detto prima, lo ribadisco anch'io, questa è stata una scelta sciagurata perché doveva esserci una legge speciale che desse, diciamo, la possibilità di andare in deroga rispetto a tante normative, rispetto a tanti lacci e lacciuoli che oggi invece vincolano e impediscono lo snellimento delle procedure. Questo non è stato fatto. Mi pare che si sta continuando ad andare in questa direzione. Questo è figlio, ripeto, di una mancanza di rappresentanza politica forte di questo territorio. Perché io l'ho detto tra l'altro anche in occasione della formazione della scuola del governo. Io non ero soddisfatto della formazione della scuola del governo. Secondo me era un'occasione la formazione del governo giallorosso per dare delle risposte anche di rappresentanza territoriale, non solo correntizia, come invece hanno fatto e hanno deciso di spartirsi ministri e sottosegretari sulla base delle correnti dei rispettivi partiti. Invece in questo territorio si trattava di dare una rappresentanza a quelle Marche del Sud che vivono quotidianamente il dramma della ricostruzione. Secondo noi, secondo me, ma penso che sia una opinione condivisibile, l'aver concesso una delega speciale alla ricostruzione a un membro del governo avrebbe potuto intanto dare un interlocutore serio, affidabile a noi amministrazione comunale, a noi sindaci, superando anche questa tendenza e questa moda di mettere i tecnici al ruolo di commissario. Insomma, secondo me in questi ruoli dove bisogna dare risposte politiche servono i politici, i tecnici devono fare i tecnici. Poteva essere superato ad esempio dando la delega alla ricostruzione a un sottosegretario delle Marche del Sud, che poteva essere qualsiasi persona, un amministratore, un sindaco, un ex amministratore. Avevamo intelligenze, risorse umane e da questo punto di vista potevamo mettere davvero a disposizione del personale politico in grado di interloquire con tutte le amministrazioni comunali. Penso che un sindaco l'avrebbe potuto ben fare. È stata un'occasione persa. Io continuo a dire che se il governo vuole risolvere qualcosa, vuole dare qualche risposta, lo faccia anche dando rappresentanza politica, perché almeno c'è qualcuno che si carica di quelle responsabilità. Che quando il sindaco di Genova fa il commissario e ha un'esigenza, il cittadino gli pone delle questioni, sicuramente quel sindaco che fa il commissario ha il potere di rispondere. Noi sindaci invece non abbiamo il potere di fare nulla e non abbiamo neanche un interlocutore che ci sta a sentire. Questo è il dramma che stiamo vivendo adesso. Quindi il tema della rappresentanza, oltre a quello che è stato detto, qui secondo me è un tema importantissimo. Grazie. No, ma voi... Molto veloce. No, no, per...
Io mi riallaccio molto velocemente a quello che diceva prima Matteo e faccio un inciso, perché lui ha detto in deroga, una parola importante, in deroga. Il ponte di Genova è costruito per all'incirca per la metà in deroga alle regole degli appalti che noi dobbiamo rispettare, non solo rispettare, con l'aggravante di alcuni passaggi amministrativi. A Genova è fatto il 50% del ponte perché hanno fatto un decreto Genova. Hanno fatto il decreto per Genova. Noi ad oggi aspettiamo, che è uscito la montagna che ha fatto il Topolino, il decreto che stiamo discutendo oggi. Questa è la premessa. Molto velocemente, qualcuno ha chiesto prima perché? Perché non si va avanti dopo 3 anni? Non capisco il perché, io non lo capisco il perché no. Non lo capisco perché è stato dato al governo, agli organi politici, a tutti gli organi politici, 4 governi che si sono succeduti, tutti i suggerimenti per fare meglio, tutte le indicazioni per fare meglio, tutti i problemi dove bisognava intervenire, moltissimi, quasi tutti, all'invarianza di spesa. E ciò nonostante, i problemi stanno lì, le indicazioni non sono state raccolte, i suggerimenti non sono stati recepiti, stanno tutti lì. Ed oggi, a 3 anni, stiamo parlando ancora di quello che si dovrebbe o si potrebbe fare. Ci stanno delle problematiche, sono tantissimi problemi, tantissime risoluzioni, tutte inascoltate, tutte inevase. Verissimo, la rappresentanza politica che ci manca, anche questo è un problema grave, perché non avendo rappresentante politico non abbiamo la possibilità di interferire o di intervenire. Quindi i problemi sono stati diciamo individuati. La burocrazia io la definisco asfissiante, più volte l'ho definita con questo termine, è un termine che rende l'idea, burocrazia asfissiante. 22 passaggi amministrativi, in area sisma, perché naturalmente bisogna fare veloci, 12 con la normalità del codice degli appalti. Allora, io ho detto anche al Presidente Conte, quando c'è stata data la possibilità, in maniera provocatoria, toglieteci l'emergenza, ridateci il codice degli appalti, risparmiamo una decina di passaggi. Vi rendete conto della gravità di questa affermazione? Ridateci la normalità. Ridateci la normalità. Almeno all'ANAC non ce li mandiamo. Almeno all'ANAC non ci vanno. Adesso la procedura deve essere validata dall'ANAC, siamo arrivati a questo. Quindi ecco, una situazione veramente paradossale. Poi ci sono tantissime problematiche che bisogna affrontare nello specifico. Sicuramente quella del personale, che deve essere stabilizzato. Io ancora provocatoriamente dico, 50.000 navigator, non ce la facciamo a stabilizzare 1.000 tecnici per il sisma? 1.000 tecnici si parla, non ci arriveremo a 1.000 tecnici, parliamo di 800 circa? Quindi ecco, in maniera provocatoria, a questo punto bisogna andare con le provocazioni, perché il buon senso, diciamo così, rimane sempre comunque inascoltato. Sicuramente il territorio va difeso e noi sindaci stiamo facendo quello che possiamo. Ci troviamo nella sgradevole situazione di avere tutte le responsabilità e nessuna possibilità di intervenire. Nessuna possibilità di intervenire, perché con gli appalti non possiamo far partire. La ricostruzione privata, anche perché non abbiamo i tecnici, abbiamo la burocrazia. Sinceramente è assai complicato, molto difficile. Ancora una volta, riprendendo quello che è stato detto con il conto di Conte a Sant'Angelo San Benedetto, io ho detto ancora una volta in maniera provocatoria, signor Presidente, è stato fatto un decreto Genova, e va bene, è stato fatto un decreto Etneo, e va bene, è stato fatto un decreto Ischia, aperte e chiusa parentesi, ad Ischia si può condonare intere case, prima si parlava del condono, si possono condonare intere case. A Ischia non è che valgono come a Quarta, dico, a Spelone. Quindi, sempre da noi tutto quello che per gli altri, a Genova tutto in deroga, ho chiamato una ditta, un progettista per fare il progetto, parliamo di non so quanti miliardi di euro, da noi la deroga non esiste nemmeno un decreto degno di questo nome che ci permetta di ripartire con la ricostruzione. L'appello è che finalmente si prenda in considerazione quest'area con un decreto finalmente in grado di sbloccare veramente la ricostruzione. Allora, io penso che è stato detto tutto, no? Però i punti salienti della ricostruzione post-sisma sono la gestione del personale, le pratiche,
l'economia del territorio e quella che poi è l'economia globale di tutto il contesto. Allora, qui tre anni, tre governi, tre commissari, ad oggi noi ci troviamo a fare una riunione dove purtroppo non va bene nulla, perché comunque gran parte delle cose non vanno bene, perché forse l'unica cosa che c'è a disposizione per adesso è la parte economica. Però io penso che tra i tanti motivi per i quali non si sta facendo molto c'è anche il discorso economico, perché poi sappiamo benissimo che quando si arriva a fare una legge di stabilità i soldi sono sempre pochi, e se noi dobbiamo considerare tutte le emergenze nazionali, e quindi terremoto, sisma L'Aquila 2009, Emilia, sisma Centro Italia e tutto il dissesto che si sta creando in Italia per altre situazioni, per non parlare poi Ilva e quant'altro, le risorse non ci sono. Quindi io penso che qui il problema è che non ci sia la volontà di ricostruire, la volontà di fare delle scelte economiche di un certo tipo, e perché, come dicevano anche i colleghi prima, non c'è neanche questo bacino di voti importante che possa creare pubblicità al politico di turno che si deve vendere per arrivare poi dove deve arrivare. Allora io dico, ma fino ad oggi, visto che poi sono passati tutti i governi, è possibile che nessun senatore, nessun commissario, nessun deputato ha capito realmente qual è il problema del sisma? I sindaci te lo dicono, i costruttori te lo dicono, i tecnici te lo dicono, gli uffici di costruzione te lo dicono, la regione te lo dice. A questo punto non c'è la volontà, perché non vedo che sono tutti stupidi e qui ci sono solo persone intelligenti che sanno quali sono le problematiche. Sì, è importante il discorso che devono venire sui territori e capire quali sono le esigenze di ogni singolo territorio, però io penso che non ci sia proprio una volontà per il discorso che facevo prima. Non c'è quella visibilità che ti dà Genova, non c'è quella visibilità che ti dà Venezia, però a questo punto è giusto iniziare ad avere delle linee dure e cominciare a fare delle proteste magari eclatanti, che magari fanno capire a chi è pagato da noi cittadini, sindaci, per stare lì e che ha comunque sia un ruolo come per un ministero e quindi un ministro, oppure comunque sta all'interno di certe commissioni, deve rispondere in maniera concreta per quello che si fa. Perché io poi gli incontri ne hanno fatti tanti, sono venuti tante volte, ma io mi auguro che non venga più nessuno, almeno in Acqua Santa, fin quando non danno delle risposte serie, perché non sono il primo io, ma ci saranno anche tutti i cittadini che non vogliono sentire e vedere più nessuno, ma hanno ragione. Però in questo momento storico non è possibile continuare ad aspettare il prossimo decreto sisma, perché l'hanno fatto da poco e l'hanno fatto male. Ma poi io penso che non è necessario nemmeno continuare ad andare avanti con la struttura commissariale a questo punto. Cioè, si deve creare, e bisogna essere pragmatici, bisogna creare una struttura gestita dalla regione. La regione vede e decide di inserire magari una subcommissione di sindaci con i vari responsabili degli uffici tecnici, degli uffici di ricostruzione, qui nelle mappe 2 e 3, e poi si procede, perché molte normative della regione Lazio nella ricostruzione sono totalmente diverse dalle normative della regione Marche, stessa cosa per l'Umbria, stessa cosa per l'Abruzzo. Allora, quando uno ha definito i parametri che già ci sono per dare un contributo, seguire quelle che sono le normative regionali, ma deve essere la regione, perché io devo dire che subito dopo l'emergenza sisma, comunque e fino ad oggi, gli unici interlocutori con i quali tu, se alzi la cornetta e c'è una problematica e la devi affrontare, è la regione Marche con i vari uffici. Poi qualche ufficio può funzionare meglio, però tu hai una persona con la quale affronti il problema che hai. Qui chiami il commissario, ma il commissario va a Roma, non sa quale porta deve aprire per farsi risolvere il problema, e quindi il problema non si risolve. Le ordinanze dovrebbero uscire subito per l'autocertificazione, perché il tecnico giustamente lo sa che fa adesso, aspetta ancora di più, perché mentre prima magari con questa ricostruzione farraginosa andava avanti lentamente, adesso aspetta che gli viene normata l'autocertificazione con la paura di andare incontro a delle problematiche che poi sono molto ma molto più serie. Poi se uno autocertifica qualcosa che non è, sappiamo tutti cosa comporta e qual è il rischio che il tecnico si prende, e molte volte il tecnico sono pure 3 anni che ha fatto il progetto e non prende nemmeno tra virgolette un euro per quello che ha prodotto, quindi la volontà non c'è, e io penso che sia giusto allora
che dopo questa conferenza andiamo avanti in maniera più dura a fare delle cose un po' più eclatanti, perché è inutile continuare ad aspettare che arriverà questo fenomeno che ci risolverà il problema che purtroppo noi cittadini stiamo aspettando. L'altro problema che diceva, che forse non abbiamo toccato, perché oggi magari il tema era quello del decreto legge sul sisma, è la figura anche del commissario. È un problema, secondo me, tutto per come è stata concepita, perché di fatto un commissario straordinario, che di straordinario alloggia solo che per trovarlo non ha fascia. Però per il resto sui poteri, di fatto non ha poteri, tutti questi poteri. Sono state fatte poche norme, e quelle poche norme addirittura sbagliate, alcune sono state contestate dalla Corte dei Conti, quindi nonostante erano già state applicate. E questo non facilita nemmeno il rapporto, come diceva Sande, tra i sindaci e lo Stato, che dovrebbe essere lui a fare un po' di ognuno e a portare le nostre problematiche. Ma se i sindaci e il commissario non lo incontrano, oppure lo dico perché oramai dovrei farla finita, lo continuiamo a incontrare per convegni di geologia che sono sicuramente importanti sulla ricostruzione, ma non è solo quello la ricostruzione, fondamentali, capisco la professione e tutto quanto, però non è solo quello, è oggi un qualcosa in più, tant'è che i sindaci all'epoca, buona parte dei sindaci avevano chiesto di passare le funzioni del commissario alle regioni, che era un po' quello che accadeva nel 97, e chi c'era nel 97, credo Armando, no, nel 97, ricorda bene che ovviamente le cose funzionavano meglio, ma funzionavano meglio perché bene o male c'è un rapporto diretto. Oggi noi ovviamente stiamo in una situazione in cui il Presidente del Consiglio, Conte, che deve gestire l'IVA, l'Alitalia, gli alleati, perché non è un problema di massimo, con l'Unione Europea dice che lui non nomina un sottosegretario che avrebbe potuto benissimo fare e dare una rappresentanza del territorio, ma a livello di qualsiasi partito, ma una persona competente sul territorio che ci dasse, fosse da supporto ai sindaci, decide di gestirlo lui, secondo me, perché, cioè non perché pensa di gestirlo lui, per dare una risposta politica e forse farci contenti, capite? Il commissario è inesistente. Le regioni rientrano adesso a decidere qualcosa, fino adesso addirittura hanno detto che non dovevano nemmeno decidere niente, anche questa è una scelta che andrebbe ricordata, perché un anno e mezzo fa, qualcuno disse che le regioni non dovevano gestire più niente, cose folli. Lo stesso commissario. Quindi pensando di accentrare tutto quanto a Roma, sono 3 anni che cerchiamo di accentrare ancora di più, addirittura siamo arrivati che il Presidente del Consiglio e anche il nostro sottosegretario è diventato alla ricostruzione, e proprio i risultati sono che la dimostrazione sono che di fatto andiamo sempre peggio. Quindi forse bisognerebbe invertire un po' il processo, è quello di tornare un po' più verso i territori, che meno centralizzazione a Roma. Scusate, intanto c'è una parola. Siamo è stato intervenuto, quindi non voglio aggiungarmi sugli argomenti. Io posso soltanto il resto condivido tutto assolutamente. Ringrazio per aver dato lo spunto per questo spirito di squadra che è fondamentale. Lo sapete, la lista non schierata, ma non per finta, per davvero, e quindi questo lo apprezziamo ancora di più. E per il resto, io sono convinto che in questi casi, diciamo disperati dovuto al fatto che abbiamo un bacino d'utenza basso, noi da Fabiana a Campotosto forse siamo meno della metà di Genova, credo, della città di Genova, non lo so, faccio un conto a spanne, perché hanno escluso a Macerata, Fabriano ed Ascoli per certe cose, quindi contano anche di meno su alcune procedure della ricostruzione, quindi ecco, questo è il motivo. Cioè, l'unico modo per catturare l'attenzione è andare in prima pagina sul Corriere della Sera, sul canale 5, adesso la vedo, la dico in maniera brutale, cioè, forse qualche volta, ai noi che siamo istituzioni non dovremmo dirlo, ma no? Qualche fumogeno in più, qualche passaggio a livello interrotto conta di più, no? Di un auspicato intervento dei nostri rappresentanti. E l'ultima cosa che dico, ecco, che la superficialità con cui alcune cose sono state fatte lo dimostra il caso che noi abbiamo sollevato a Martignano, cioè quello che purtroppo non si conosce neppure la geopolitica della provincia picena, che è una provincia notoriamente di confine, che ospita ed è ospitata, c'è un flusso
sono rapporti socio-economici, dei territori confinanti continui. Io parlo dell'Abruzzo, ma è notorio che i norcini e gli amaciani da sempre vedono la provincia di Ascoli come un naturale punto di riferimento. E come tale sono comportati anche per quanto riguarda gli sfollati. Quello di Amatrice non pensa andare a Rieti, o andare a Roma, figuriamoci, ma va a San Benedetto, va a Castellano, a Spinetto. Quello di Norcia uguale. Come è notorio, quindi a fare spesa a Città delle Stelle, veniva al cinema ad Ascoli, o a Nuoro la piscina utilizzavano le nostre, non andavano né a Terni né a Perugia, così questo ricade anche sul discorso del cazzo. Quindi noi chiediamo a gran voce per evitare, noi ne abbiamo 11 famiglie su 53, ma se andiamo a vedere tutto il contesto, credo che di casi ce ne sono tanti, con la di sindaci, anzi vi ringrazio per la solidarietà, per il interessamento già ci hanno segnalato chi uno, chi due, chi 10, quelli ascolani, quelli amatriciani e norcini sicuramente ne hanno tanti, quindi evitiamo traumi su traumi in questi casi. Purtroppo cioè, chi ha dovuto trasferirsi adesso si deve ritrasferire. In nome di un principio forse è giusto, cioè è giusto che il marchigiano, cioè chi ha detto il marchigiano sta nelle Marche, abruzzese in Abruzzo, per evitare che uno di Martignano, uno di Foggia stia a Venezia o a Milano, questo prende il cazzo a Milano, non sto a Milano. Poi quando si ricostruisce, quindi si arriva per accelerare il ritorno, però il principio è giusto, applicato malissimo. Insomma, noi siamo forse le prime vittime, ma credo che questo sia no. Quello che hanno detto i colleghi è sacrosanto e sono particolarmente importanti. Questo è un tassello di disagio che si aggiunge agli altri. Poi quello di Mariano, cioè quello è veramente l'esempio classico la distanza che c'è tra chi decide, perché se io credo che sia a Martignano, non al sindaco, perché il sindaco bene o male saluto, lo chiedesse al parroco, quell'ordinario del parroco, il parroco era in grado di dire guardate che ha sbagliato, perché è talmente evidente, allora, quindi a conferma di quello che dicevamo prima, cioè, sì, vengono fatte, no, non conosco il territorio. Due parole. Ecco, come assessore al Comune di Venarotta parlo a nome del sindaco Calvi, ma diciamo in generale un po' di tutta la comunità, no? Anche perché poi sono i cittadini che ogni giorno si recano in comune chiedendo risposte che però non possiamo dare, ma perché non abbiamo molto probabilmente i mezzi, no? Per darle. I problemi sono stati individuati, sono quelli che hanno prima comunque sottolineato gli altri sindaci, quindi risorse umane, la stabilizzazione di queste, la ricostruzione pubblica e quella privata in particolar modo. Però sono dei problemi individuati già subito dopo l'accaduto e che ad oggi, a 3 anni, stiamo ancora sottolineando. Quindi è questo il problema. È vero, la cosa positiva è che ancora i riflettori comunque sono accesi su questo, ma in realtà non dovevano esserci. Cioè il problema doveva essere già stato affrontato e negli anni comunque ecco, risolto. Ovvio che la ricostruzione è un processo lungo, ma non deve essere assolutamente considerato in questo modo. Va affrontato in maniera diversa, va affrontato in maniera costruttiva appunto, e l'appello dei sindaci è un po' quello, essenzialmente. Allora io vorrei innanzitutto vi ringrazio tutti i giornalisti che sono qua e che siete venuti ad ascoltare questo grido di dolore dei sindaci del territorio. Come è stato già detto ampiamente dai miei colleghi, è un territorio che oggi si sente abbandonato non da un partito politico ma dal nostro Parlamento italiano, che all'interno di esso, dove sono passati tutti i governi, non c'è ad oggi la volontà di fare proprio le problematiche di questo territorio. Per cui io spero che questo appello di dolore arrivi al nostro Presidente della Repubblica, che è il Presidente di tutti i cittadini italiani e di conseguenza di anche sommessamente anche di noi cittadini di questo entroterra messo in queste condizioni. Siccome che la legge al Parlamento italiano è passata,
io faccio una proposta ai miei colleghi di inviare la stessa lettera al Presidente della Repubblica affinché il Presidente, quando firma quella legge, possa chiedere al Parlamento europeo, al Parlamento italiano, come mai le nostre attenzioni, le nostre richieste non sono state minimamente recepite. Le problematiche non torno a ripeterle perché sono state ampiamente dette, abbiamo chiesto diverse cose. Io mi chiedo perché Livigno è zona franca e perché noi non possiamo esserlo, per esempio. Perché dobbiamo continuare a spopolare questo territorio? Livigno è zona turistica dove ci vanno le migliori personalità, quelle più agiate, da Formigli, che mo se ne parla tanto, a tutto il resto, no? E noi che siamo in una situazione veramente disastrata da tutti i punti di vista, questo potrebbe essere un'occasione. Ci hanno fatto fare la white list. Ne sapete qualcosa? Serve a qualcosa la white list? No, perché il codice degli appalti, come è stato detto, da 16 siamo passati a 22. Doveva servire per dare una, affinché l'organo di controllo potesse controllare a monte le ditte, se c'erano delle problematiche con delle ditte che volevano partecipare agli appalti, l'ANAC ben venga, ma deve servire a darci una mano, ma non a complicarci la vita da questo punto di vista. Per cui non torno sugli argomenti toccati che come pure io condivido con i miei colleghi, ringrazio la vicepresidente che è qui, le problematiche sono state espresse anche dalla Regione Marche, per cui io veramente auspico che il nostro Presidente della Repubblica ascolti, è l'ultimo baluardo che noi sindaci abbiamo, ascolti questo grido di dolore forte, che non è per le personalità dei sindaci, ma per i territori che oggi stiamo qui a rappresentare. Le nostre persone, la nostra gente, che sta andando via in un territorio completamente abbandonato, e sentirsi abbandonato dalle istituzioni principali che ci rappresentano. È veramente triste. È un grido di dolore forte per arrivare, affinché i sindaci oggi arrivano qui a dire a voi giornalisti: dateci una mano, fate sentire forte il nostro grido di dolore. Perché come noi, voi state sul territorio e significa scomparire dalla cartina geografica italiana. Se il passo della ricostruzione sarà questo, ricostruiremo cattedrali nel deserto. Tra 40 anni non avrà più senso e più logica per nessuno. Per cui io veramente auspico, se saremo d'accordo, di fare una lettera al Presidente della Repubblica affinché prima che firmi, o quantomeno quando firmerà quella legge, possa comunque lui, dall'alto della sua istituzione, chiedere al governo italiano come mai questi appelli non sono stati ascoltati. Quali sono le motivazioni? Perché, come diceva qualche collega, non le sappiamo. È un problema economico? Ci venga detto. Se è un problema economico, che i soldi non ci sono perché la coperta è corta, ci venga detto. Ci venga detta la realtà. Non è possibile che si fanno, non si ascolta e non se ne capisce la realtà, le misure. Presidente, Sindaco Corbiani. Sì, ma io innanzitutto volevo ringraziare il nostro coordinatore dei piccoli comuni che, appena approvato il decreto, ha convocato questa rassegna stampa. E anche se ultimamente, con il ruolo che gli abbiamo dato, naturalmente gratuito, gira tutta l'Italia, perché è ad Arezzo, è a Roma, e ancora sostituisce ormai Mangiavatti. E questo lo dobbiamo ringraziare. Ma io penso, la chiusura è la cosa più bella, no? Perché metti la chiave nella toppa e chiudo, perciò io sarò molto breve. Io penso che ormai è tardi. Ma è tardi perché io ricordo 14 mesi fa ad Arquata venne Crini con il nuovo commissario. Con la penna, ricordate. Commissario, la prima cosa che ci ha mandato un messaggio è stato, quando siamo andati via, che aveva aperto
A tutti i comuni. I presenti in maniera ufficiale. Allora questa è la cosa che più preoccupa. Questa magari girata dall'Anza. Questa è la cosa che era di valore, è la cosa, era no, questa era pure, e questa è la cosa che più la vera risposta di Grimi diretta sulla scusi presidente, siccome io avevo dovuto cancellare Mattarella, ho dovuto cancellare una marea di cose che aveva segnato, adesso anche tu ti vuoi prendere qui, prenditelo, perché Mattarella l'ho mandato io. Vabbè, però quello che dico io è che quel giorno tu sia il commissario e sia Crini ci hanno detto ci occorre, io ricordo le parole, ci occorre il vostro sostituto, ma non ci ha mai chiamato, non ci ha chiamato mai, anzi, e voglio essere ancora più preciso, non ce la prendiamo con lo spopolamento, perché da noi ne siamo sicuri, Monte Monaco, Arquata, Monte Gallo, quelli proprio, lo spopolamento è già da tanto, però questo ha detto che chiude terremoto, perché si chiudono queste zone per forza, perché diciamo, io parlo per me ma anche per Arquata, loro non so se hanno delle zone di perimetrazione, di piano di recupero, penso di no, ma il mio comune su 23 frazioni ha 9 perimetrazioni, loro ce l'avranno 6-7 mi sembra, e se noi è ancora le perimetrazioni all'inizio era quello che andava prima, perché bastava fare, e qui c'è un geologo, bastava fare sull'ordinanza 29, che era 29, 26, non ricordo, bastava che c'erano i soldi, fare un bando a livello nazionale e le perimetrazioni duravano solo 6 mesi, 180 giorni. E poi rifai il piano regolatore di quella frazione, perché come sono distrutte le 9 mie, ma anche quelle di Acquata e quelle, vabbè, di Amatrice, non mi dilungo, della parte dell'Anziano e Macerata. Perciò io entusiasta come sindaco dico, madonna, qui 6 mesi che succede? E si rifà tra l'altro pure il piano regolatore di quelle frazioni dove sono state pensate prima che c'erano le strade strette, no? Che non ci passa più la macchina, perché prima si andava con la traglia delle mucche o con l'asino o col cavallo, e questo perché era una. E io pensavo, no? E lo dicevo anche alle riunioni, ma questa è veramente un'opportunità, questo terremoto adesso, per le nostre zone interne, per l'Appennino tutto, ma che ancora dopo 3 anni noi vediamo, questo lo disse la copio da una persona che prese, che mi è rimasto impresso quella volta di Crini, che disse noi ci abbiamo nell'Appennino questa fascia nera, ritornerà come è verde, come gli Appennini, una signora di Acquata, mi sembra che era di 3 anni. E io vi dico la verità, adesso ricopro anche il ruolo della presidente della provincia, ma io sono demoralizzato. Demoralizzato perché ho preferito, anche se avevo una casa ad Ascoli, ma abitavo già a Monte Gallo da tanto, ho fatto degli investimenti sulla mia casa, l'ho raccomodata nel 2010-2012, mi sono trasferito su io e mia moglie, e ho preferito, la mia casa è inagibile, una parte è stata buttata giù, ho preso una casa in affitto al capoluogo, pur di rimanere con quei pochi cittadini che ci abbiamo. E adesso come ve la posso raccontare? Non è facile, perché oggi le persone ti vengono, li vai a trovare, se ne sono poche su da noi, se ne sono pochi, stanno tutti in casse, e dopo io vuole qualcosa sul casse. Li vai a trovare, li vedi che si, ma anche quelli giovani, ragazzi, non sono solo i vecchi che li vedi spenti negli occhi, anche i giovani che dicono qua è finita. E noi sindaci dobbiamo fare in qualche modo per non fargli pesare che anche noi siamo distrutti, no? Siamo distrutti veramente, ma io lo dico con il cuore in mano. Io ogni giorno, io vabbè, non dico gli anni perché loro sono tanti, però da quando c'è il terremoto io sono pochissimo. I sindaci lo sanno qualcosa, perché alle 4 magari mi mandano un messaggino su WhatsApp, certo. Ma è perché è troppo grosso la cosa. E che è successo? Lo Stato centrale, e dico come dicevano i miei colleghi, tutti,
non ci hanno fatto niente, non ci hanno detto niente. Dopo che diceva il sindaco di Fomignano, lì, non solo non ci hanno dato un rappresentante, ma adesso sarà venuto il presidente della nomina. Il commissario non ne parla, diciamo, mi dispiace, però vabbè, quello che ha fatto questo non l'ha fatto sicuramente nessuno, perché non ha fatto niente. Ha solo preso appunti e portava a Crimi, e poi forse Crimi li gestiva, non lo so, o li perdeva con la persona prima, questo non lo voglio dire. Però perciò io dico che qui da rifare tutto. Però quello che ha detto il nostro sindaco di Castignano, col presidente della Repubblica, sì, ne sono convinto, perché l'avevo scritto pure io, ma forse lui lo aveva detto a voce alta, l'ho sentito, l'ho scritto. Però è quello che noi dobbiamo. Dobbiamo fare questa cosa di forza. Andiamo a Roma, mandiamoci pure con i consigli comunali, non solo noi sindaci, dico io. Con i nostri, con tutti i consigli comunali, ma anche le minoranze, perché vengono anche le minoranze, le maggioranze, perché come a livello politico qui stiamo facendo tutto per tutto, non c'è la politica. È come la provincia, che è un ente di secondo grado, non c'è più il partito, qui è un ente di secondo grado la provincia, perciò bisogna, i problemi sono di tutti. Perciò io dico, e lo ripeto, voi giornalisti che sapete queste cose, perché in ogni riunione si dice, ci dovete mettere proprio un evidenziatore grosso oggi, che tutti questi sindaci sono venuti qua, grazie a Augusto, e dobbiamo essere forti per far sentire la nostra voce. Ma forte, per essere forte, perché non se ne può più, non se ne può più. Io vedo nel mio territorio, c'ho il vice sindaco, vedo il vice sindaco di Palmiano, che è anche un bravo tecnico, che ha lavorato da noi, per il recupero delle macerie, Livio, Monte Gallo, hai visto quello che è successo? E tu sei un tecnico, pure bravo tra l'altro. Siamo messi ancora che dobbiamo portare via le macerie in maniera del mio territorio. Le messe in sicurezza, ve la voglio dire, la dico, Monte Gallo, le messe in sicurezza, quando noi la contestavamo le messe in sicurezza, che dopo devono essere buttate giù quelle case, devono essere demolite, è costata 2.855.000 euro. Io ho calcolato che ci rifacevo quattro piccole frazioni. Questi sono i problemi di questo. Io penso che i soldi ci sono, lo penso, perché se non c'erano i soldi non si possono dare, e mi porto il mio caso, io e mia moglie, io da qualche anno, mia moglie da poco ha superato i 65 anni, noi prendiamo 900 euro al mese, ringrazio di Dio non abbiamo qualche problema, perché se c'eravamo a 104, se avevamo malati di cuore ne prendevamo altri 400, 1.300. Ci dovevano dare, come ha fatto la Regione Marche nel terremoto del 97, che ti rimborsavano se tu andavi in affitto il contratto d'affitto, e ti dava, che io pago a Monte Carlo 400 euro, il contratto registrato, faccio il bonifico, tutto. Ma io la prendo 900, perché io rispetto a un atto del genere di 500? Ma dico io, perché io ho casi da 1.500, da 1.600, che abitano a Spineto. E che mi dicono, sai, io sono genitore, che qualcuno, tu non parli, si parla nero. I miei figli quando vanno a scuola da Spineto, arrivano, no? I superiori, arrivano con 4 d'ora. Su venivano a mangiare alle 4 quando uscivano alle ore 14. Ecco, questi sono i problemi veramente che Roma non sa. E qui mi riferisco che ci voleva un rappresentante dentro al governo. Io non dico... addirittura il sindaco di Polignano ha detto della scolana, ma andava bene pure nel maceratese, ma io dico pure nel maceratese, uno che lo stesso macerata che c'ha una marea di problematiche. E allora questo è che non ci hanno sentito, è questo che noi dobbiamo fare. Io appello ancora, vi appello, che lui è andato fuori adesso perché ha andato a firmare le interviste a altri giornalisti, ve lo dico, te l'ho visto. Noi dobbiamo andare tutti i sindaci, tutti a Roma, ma non come dicevamo, riportiamo la fascia prefetto, non sai. Noi dobbiamo andare. Perché non c'è una fascia. Perciò, un'altra cosa che ho dimenticato tra l'altro, perché lo faria, però quella dei tecnici. Stamattina mi ha chiamato la ragioniera, Sergio, ne va via un'altra. Quella brava, Roberta, torna a Benevento, perché scade a maggio.
Io, allora, da noi, e io ne sono orgoglioso, sono capitati tutti i tecnici bravissimi. Bravissimi, abbiamo portato avanti un lavoro enorme. Adesso stanno vedendo un corso, perché però? Perché c'è una pecca grossa che bisognava vedere solo la piccola regione Marche del 97, che l'ha stabilizzati tutti. Bastava fare questo. Il nostro terremoto, il 97, io prima non l'ho detto, ero consigliere e poi assessore nel 97, nel 98-99 nel mio comune, non ci sono stati nessun problema, nessun giudice è venuto, perché la regione Marche ha fatto come si doveva fare. Ecco perché dico che ogni regione deve avere il commissario. Tu, il presidente della regione, deve essere il commissario. Addirittura questi l'hanno proprio tolti. I vice commissari hanno detto no, tu non lo puoi fare, dopo la legge è intervenuta la legge. Però ecco quale sono, ma questo le persone non lo sanno. È un'altra cosa che dico forse a sfavore pure del mio territorio, come tu. Da me è successo questo, che quelli che mi scrivono sul giornale contro Fabiani sono quelli che ritornavano solo una settimana all'anno da Roma, che le nostre, la maggior parte, sono trasferiti a Roma per una settimana, non hanno fatto nessun lavoro in quelle case e rimanevano a casa. Quelli che c'erano e sapevano le problematiche venivano dal sindaco. Sindaco, ma lì ci riusciamo a ricostruire? No, quelli scrivono sul giornale, facevano i comitati, hanno fatto i comitati contro le amministrazioni, ce ne sono tanti, vedono qua. Ecco, perciò sono questi i problemi veri, che però noi dobbiamo risolvere sicuramente con un, come si è detto, come l'avete detto tutti quanti, lo dico pure io, con un'azione forte. Un'azione forte, perché ci stanno tutti, la 5 Stelle e non hanno fatto, non ci hanno fatto quello che abbiamo chiesto. E poi che chiedevamo? Chiedevamo una legge speciale, che ci voleva, no, tutte graffette. Noi siamo stati graffati là, Ischia, Genova, Sicilia, noi siamo lì, il dolore finalmente ti porta via. Ecco i risultati. Scusate un po' la cosa, però io lo penso veramente, e ringrazio ancora tutti i sindaci che stanno qua e innanzitutto Augusto che ci ha organizzato questa conferenza. C'è un'idea della data di una protesta? Che sera, me, se in caso fosse insegnate famiglie. Secondo me, allora, Armando prima diceva una cosa, questo forse noi siamo un gruppo abbastanza che ci sentiamo tra di noi, le altre province onestamente non so, cioè se sei gruppi sono organizzati. È chiaro che deve essere gennaio, non potrà essere oltre la seconda metà di gennaio, chiaramente da questa conferenza stampa credo che è la prima che si faccia comunque tra i sindaci del cratere e su tutti i comuni del cratere, chiaramente partirà questa iniziativa di organizzazione per andare a protestare. Nel frattempo vi dico pure che so che le associazioni, le ANCI, anche là li stanno chiedendo, ovviamente anche loro in parte delusi un po' per il risultato, stanno chiedendo degli incontri con i ministeri, con Traccaro e con il sottosegretario. Ma questo secondo me non deve distogliere questo incontro da quello di pensare a una manifestazione a Roma, perché è arrivato il momento che i nostri terremotati, parlo da amministratore, vengano rispettati e venga portato rispetto ai sindaci. Perché chiedere 22 passaggi per fare una gara d'appalto vuol dire non avere fiducia rispetto ai sindaci. Quindi credo che sia arrivato il momento di dire basta a tutto questo e aspettarci risposte, ripeto, quello che sono i diritti che pretendiamo e che ci spettano, né più e né meno. Non stiamo chiedendo cose particolari, stiamo solo chiedendo di normalità da affrontare una situazione emergenziale come quella che stiamo affrontando nei nostri comuni con regole per l'emergenza e non con l'ordinario, addirittura, come avete capito stamattina da tutti, addirittura ancora più stringente rispetto alle norme ordinarie. C'è stato tutto il tempo per farlo, mi sembra, sono passati 3 anni, lo ribadiamo per chiarezza perché altrimenti potrebbe sembrare... Non è un problema di colori, immagino che ognuno di noi in questi 3 anni ha avuto contatti diretti con qualche ministero, con qualche sottosegretario, con qualche commissario. Credo che
credo che tutti abbiamo detto e sostenuto sempre la stessa cosa, e i risultati sono quelli che vedete oggi. Quindi è arrivato il momento, e speriamo che su questa battaglia, ovviamente, ma mi sembra chiaro, la regione sarà al nostro fianco e tutte le associazioni importanti saranno al nostro fianco per far capire quella che è la situazione che si vive in questo territorio, perché ad oggi secondo noi non è chiaro. C'è qualcosa da aggiungere?